vorrei farmi prestare da Moniopadia una storiella ebraica. C'è un incontro interconfessionale sui miracoli. Parla prima un sacerdote cattolico italiano che stava andando con una nave e i pellegrini in Terra Santa quando una tempesta rischia di farli naufragare. Lui si butta a terra, si batte il petto, Dio prendi me, salva loro. Miracolo, tutto intorno c'è la tempesta, ma lì c'è una striscia di mare calmo che li porta in porto. Poi parla un imam che racconta la stessa storia, è venuto con i fedeli mentre erano nel deserto, tempesta di sabbia, preghiera, miracolo, tutto intorno alla tempesta, lì c'è la calma. Arriva finalmente il rabbino newyorkese che dice che se ne stava tornando a casa quando in una stradina un po' isolata trova una valigia con un sacco di soldi dentro. La sta per prendere quando gli viene in mente che è Shabbat, sabato, non può toccare denaro. Si dispera, prega. Miracolo, tutto intorno è sabato, lì è venerdì. Ecco, questo è il miracolo di Renzi, cioè tutto intorno, lui entra all'Ilva, entra a, come si chiama, Monfalcone, tutto intorno si applica il codice penale, lì no. Ecco, questo è il grande miracolo di Renzi. Per cui che cosa prevede con questo decreto? Peraltro lasciato decadere perché non gli serviva, serviva solo per sporcare le cose in fretta, prevede che quando l'autorità giudiziaria penale dispone il sequestro penale di un impianto, contrariamente a quello che significa di solito, cioè il sequestro significa sequestro, spossessare il reo per evitare che o prosegua a delinquere o possa inquinare le prove. In quel caso il reo non viene spossessato, anzi per legge può proseguire nella sua attività.